Gianni Barbacetto, il tuo giornale oggi titola in apertura tira bruttaria, più bavagli, meno piazze. Siamo davanti al rischio di creare un pericoloso precedente. Oggi si colpisce la minoranza che può mettere a repentaglio la salute pubblica, domani chissà. Ah, io non sono d'accordo con i motivi per cui manifestano tutti i sabati a Milano, che è la mia città, o hanno manifestato in altre città, a Trieste, eccetera. Non sono d'accordo con i motivi per cui manifestano, però la democrazia è proprio questo, è permettere anche a chi non ha le mie idee di poterle esprimere e di poter manifestare. Per cui sì, sono preoccupato che si diminuiscano i confini della democrazia in questo paese, sono preoccupato che di fronte, anche per la situazione politica e del governo oggi, abbiamo come forse mai prima in Italia un governo che ha dentro il 99% delle rappresentanze politiche. L'opposizione a questo governo, senza le quali una democrazia non è democrazia, l'opposizione al governo non ha voce, non ha spazi. Comprimere anche i modi tumultuosi, antipatici, certo, brutti, insomma, con cui l'opposizione si manifesta è un pericolo per la democrazia. Quindi io sono preoccupato, una preoccupazione. Luciano una Nobili. Preoccupazione che naturalmente è bilanciata dal fatto che poi sono preoccupato anche che a Trieste, certo, però dove queste manifestazioni ci sono state, siano aumentati i casi di Covid. E quindi il bilanciamento sì, però attenzione, il problema è dove mettiamo l'asticella di questo, chiaro, bilanciamento. Allora, Luciano.